Benvenuti all'appuntamento con la natura, le sue meraviglie, le sue bellezze e i suoi segreti. Oggi in particolare parleremo di un argomento che riguarda le zone attorno al grande fiume, in questo caso è il fiume Po, ci troviamo infatti in provincia di Cremona e siamo in compagnia per approfondire l'argomento con il professor Groppali. Ben trovato. Eccomi. Ci troviamo in uno degli ambienti più caratteristici del medio corso del Po. Siamo cioè in vicinanza di un bodri. Da dove venga questo nome è stato discusso a lungo. L'unica origine probabile è dal greco bozros, che vuol dire ripido, perché le sponde dei bodri sono ripide, la profondità è elevata e l'origine dei bodri è particolare. Derivano cioè da una grande piena del fiume, quando la forza delle acque e la quantità delle acque riesce a rompere una difesa, riesce a rompere un argine. Nel punto di rottura, per un periodo molto breve ma molto intenso, tutta l'acqua confluisce in quel punto, in quel piccolissimo punto della rottura iniziale. Questo dà origine a un movimento vorticoso, tipo un po' un succhiello, un trapano, che buca materialmente il terreno. Se questo buco ha una profondità sufficiente a raggiungere l'acqua della falda superficiale, abbiamo il bodri. Il bodri è quindi originato da una rotta fluviale, da una piena che rompe una difesa e questo scavo raggiunge la falda che poi alimenterà per sempre il bodri. Il bodri che abbiamo qui vicino è il bodri del Lazzaretto. È un bodri già segnalato nelle carte del catasto di Maria Teresa del 1723, il catasto teresiano, documento meraviglioso, fatto a mano, dipinto con acquarello. Andiamo a vederlo quando possiamo all'archivio di Stato, vale la pena. Allora, sulla superficie cartografata di questo bodri c'è scavazione del Po fatasi, con una T sola, sorgente. Vuol dire che era recente l'evento catastrofico in cui il Po ruppe un argine e scavò questo bodri. Dal 1723, da qualche anno prima, questo bodri è qui, è rimasto uguale. Come lui, dei 63 bodri presenti ancora nella provincia di Cremona, il 40% circa sono cartografati già nel 1723, quindi sono oggetti antichi. E come gli oggetti antichi meriterebbero un'attenzione che non hanno, di cui non godono attualmente, perché buona parte di questi bodri sono ormai asciutti, oppure hanno acqua solo temporaneamente, solo saltuariamente, quindi si è persa la permanenza dell'acqua all'interno del loro corpo. Questo vuol dire che la vita acquatica diventa estremamente più ridotta, non ci possono stare pesci e anche altri animali hanno problemi. Il problema quindi è la diminuzione della falda superficiale che ha tolto alimentazione costante a numerosi di questi corpi idrici così belli. Così belli anche perché in origine almeno le loro acque erano pulitissime, erano filtrate dalla falda, quindi erano perfette. Nei bodri venivano a pescare tutti gli abitanti dei dintorni, fornivano un apporto alimentare fondamentale per le famiglie povere. Le mamme mandavano i ragazzini e anche le ragazzine a prendere qualche pesce quando il cibo in casa era scarso e i pesci erano abbondanti. La falda però poi si è compromessa, la falda superficiale attualmente è molto eutrofizzata, cioè contiene un eccesso di sostanze nutritive disciolte, per cui i bodri hanno perso la limpidità dell'acqua, sono diventati molto più ricchi di alghe microscopiche, hanno fioriture di piante sulla superficie e questo ha ridotto di molto la biodiversità. Ciononostante si tratta di ambienti estremamente belli, e non presenti solo in provincia di Cremona, ma anche lungo tutto il corso medio del Po, con nomi differenti ovviamente. In provincia di Pavia si chiamano ancora bodri e anche nel Piacentino, però scendendo abbiamo nel Mantovano la denominazione di bugni e nel Veneto di gorghi, che dà molto più l'idea di come ci sia stato questo movimento vorticoso delle acque che li ha scavati. Quindi abbiamo queste raccolte d'acqua permanenti, antiche in molti casi, che arricchiscono di molto l'ambiente ormai povero e ormai banalizzato di tutti i dintorni. Se noi vogliamo vedere qualche animale acquatico,
veniamo ai bodri. Prima guardavo delle gallinelle d'acqua che si riproducono, anche se la ricchezza ambientale dei bodri, come dicevo, per la contaminazione della falda, per la riduzione del livello dell'acqua, sta riducendosi progressivamente. Professore, siamo proprio vicini a uno dei bodri che ci sono lungo il fiume Po, in provincia di Cremona. Quali sono dunque le caratteristiche di questo in particolare, che poi si possono estendere naturalmente anche agli altri? Già abbiamo sentito qualcosa. Ma questo ha una caratteristica un po' curiosa, perché non ha la classica forma quasi tonda dei bodri classici normali. Questo è più allungato e più tormentato come forma. Per il resto però la profondità è comunque elevata e lungo le sponde si trova quel residuo di vegetazione che è stato lasciato proprio perché non sono coltivabili. Quindi abbiamo i salici bianchi, ne abbiamo numerosi, qualche quercia, purtroppo rare, pioppi, e soprattutto abbiamo l'indaco bastardo, quello che i nostri vecchi chiamavano gasia. È una pianta di origine nordamericana che tende a diventare infestante, cioè occupa materialmente gli spazi di altre piante. In passato serviva per lavori di intreccio grossolani, per fare fondi di damigiane, per fare cose di questo tipo, oppure per come canna da pesca. Siccome ha rami molto diritti, veniva usato per fare i bacchettin, dei bastoncini con la lenza che servivano per pescare nelle acque ferme. Oggi non ha più nessun uso, non ha più nessun impiego, e si sviluppa con estrema abbondanza a scapito della nostra vegetazione, perché anche nella vegetazione abbiamo delle piante infestanti, piante cioè che portano via spazio, luce e nutrimento alle nostre originarie. Abbiamo visto che ci sono anche degli animali. Abbiamo visto anche che ci sono delle nutrie. Le nutrie in ambienti come questo si trovano perfettamente bene perché hanno l'acqua dove nuotare, le sponde abbastanza ripide nelle quali scavare le loro tane complesse sotterranee con alcuni ingressi subacquei, e poi hanno i campi vicini in cui prelevare cibo e quindi danneggiare le coltivazioni. Altri danni forti le nutrie li provocano ad alcune piante acquatiche che sono gradite come cibo: la ninfea, la tifa, quello chiamato in dialetto il massagat. Quelli sono cibi graditissimi che, dove le nutrie sono abbondanti, scompaiono. Per il resto non danneggiano altre cose, danneggiano un po' la vegetazione acquatica e danneggiano le coltivazioni vicine. Il loro vero grande danno è quando bucano gli argini che dovrebbero difendere le zone coltivate e le zone abitate. In quel caso l'acqua penetra nel sistema di tane delle nutrie, rompe l'argine molto più facilmente e può provocare i danni che tutti noi conosciamo durante le alluvioni. Ma ci sono anche i germani, qui sto imparando qualcosa anch'io. I germani sono animali in passato piuttosto rari, che visto che la persecuzione venatoria è ridotta ai loro danni in ambienti esterni, alle riserve o alle aree di caccia intensa, si stanno riproducendo sempre più numerosi, stanno aumentando e stanno diventando frequenti anche in ambienti frequentati dall'uomo, anche in ambienti dove l'uomo è presente. Sono diventati meno diffidenti, sono diventati più abbondanti, si riproducono ormai diffusamente. Unica forte minaccia è la presenza di altri animali. Dove abbiamo il ratto di chiavica, il topone di fogna, questi animali sono predatori anche potenziali, per cui saccheggiano le uova e possono catturare i piccoli, ma soprattutto gatti e soprattutto i cani liberi. Un invito quindi ai padroni di cani, quando girano in natura, a tenerli sempre con il guinzaglio.
perché un cane che finisce su una covata di piccole anatre può provocare danni molto forti, anche se la madre è in grado di difendersi con un trucco diffuso in alcuni animali, in alcuni uccelli che nidificano sul terreno. Cioè? È il trucco dell'ala rotta. La madre finge di avere un'ala rotta o le ali slogate, dà un segnale prima all'avvicinarsi del predatore, segnala ai piccoli di stare immobili. Poi si mostra al predatore quasi alla sua portata, facendo vedere di avere un'ala rotta o le ali slogate. E cammina, si allontana. Il predatore ovviamente non rinuncia a una preda così ricca e così facile. Segue l'anatra fino a quando l'anatra non giudica che il predatore è abbastanza lontano dai piccoli, vola via e saluta tutti. Quindi i piccoli si salvano, l'anatra ha rischiato un attimo ma non troppo e il predatore rimane senza il cibo che sperava di ottenere. Dunque, professore, abbiamo scoperto quello che si trova attorno a questo Bodri, ma ce n'è anche un altro con ancor più vegetazione, giusto? Certo. Andiamo. Siamo arrivati vicino al Bodri, ricco di vegetazione che ha anche caratteristiche diverse da quello che abbiamo appena visto. Beh, il Bodri questo ha effettivamente una bella forma circolare, ma quello più interessante è che c'è un osservatorio faunistico, quindi chi vuole venire a vedere gli animali con la pazienza necessaria può farlo, può avvicinarsi senza disturbarli, ma soprattutto che la corona di alberi e arbusti sulle sponde è integra. Questo vuol dire che le sostanze eventualmente provenienti dalla campagna, eccesso di fertilizzanti o alcuni prodotti usati per tenere a freno le avversità, vengono filtrati e fermati da questa corona, che fa veramente da tampone, si chiama l'effetto tampone della corona che ha intorno. Quindi nell'acqua arriva pochissimo, il 10, massimo 20% di quello potrebbe arrivare se la corona non fosse così integra e così ricca. Quindi un effetto naturale incredibile. È un filtro naturale, quello che tutte le zone umide dovrebbero avere intorno. Quindi questo filtro naturale andrebbe rispettato e dove assente potenziato o addirittura ripiantumato. Andiamo dunque ad osservare da vicino questo nuovo Bodri.
professore, la natura è sempre incantevole da guardare e da osservare, ci si fermerebbe ore e ore davanti a lei. Ora però ci resta un'ultima curiosità da scoprire, andiamo. Professore, siamo dunque arrivati in un altro punto particolare legato a una leggenda. È la leggenda di San Rocco. Noi siamo di fianco al Bodri di San Rocco, che è nella periferia di Cremona, è un posto molto conosciuto dai cremonesi. È lungo la strada bassa che va a Stagno Lombardo. La leggenda è questa. Nel Medioevo, una bella popolana di nome Alina, innamorata del suo bel Geroldo, decide di confessarsi prima del matrimonio, come era obbligatorio. Se non che finisce nel convento che sorgeva vicino al Bodri di San Rocco, e qui Riccardo, il signore del luogo, invaghito della bellezza di Alina, era d'accordo con i frati che la chiudono nel convento. La povera Alina, disperata, cerca aiuto, ma i frati ovviamente non si fanno vedere né si presentano per offrire aiuto. Quindi Alina trova le corde della campana del campanile e comincia a suonare disperatamente. E l'aiuto arriva, però un aiuto un po' discutibile, perché il convento, con Alina e tutti i frati infedeli, finisce nelle acque del Bodri di San Rocco che inghiottono tutti. Riccardo rimane scornacchiato e soprattutto il povero Geroldo, cercando disperatamente Alina, la sua bella Alina, alla fine si suicida. Il motivo della leggenda è presto detto, a parte la stranezza e la curiosità della storia. Il motivo è questo: i Bodri sono nella maggior parte dei casi estremamente profondi. Una buona quota dei Bodri ancora presenti supera la profondità dei 4 metri, che per le paludi di pianura è una profondità straordinaria, quasi insondabile. Per cui è chiaro che nelle leggende profondità simili dovessero aver inghiottito qualcosa e non averlo più restituito. Stessa cosa capita a Motta Baluffi, dove un Bodri vicino all'abitato avrebbe ospitato e forse ospiterebbe ancora nella leggenda una carrozza con un traino di cavalli, il cocchiere e gli occupanti che finiscono in acqua e dall'acqua non riescono più a uscire. Quindi in queste profondità insondabili a Motta Baluffi ci sarebbe una carrozza con tutti i suoi occupanti e qui a Stagno Lombardo i resti di un convento e della povera Alina. Ma qui, visto che le leggende non si concludono così facilmente, nelle notti nebbiose o in Quaresima o intorno a Natale, dal Bodri di San Rocco dicono che spunterebbero le mani dei monaci in cerca di uscita, in cerca di ritorno alla vita, anziché subacquea, finalmente aerea, forse pentiti. Non solo natura quindi, ma anche storie, leggende locali che si intersecano e che riescono a creare quindi una grandissima suggestione attorno a questi posti così particolari e unici. Ringraziamo dunque il professor Groppali per questo nuovo appuntamento, grazie come sempre a tutti voi per averci seguito e arrivederci.